Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina. Quindi oggi, la domenica chiuso per riposo settimanale. Stamattina sono in via Lazio, dove ieri una concittadina mi ha contattato chiedendomi: signor Russo, ma per le buche in via Lazio cosa possiamo fare? Cosa si può fare? Noi, come con il nostro volontariato civico, non possiamo fare assolutamente nulla, purtroppo. Il comune di Siracusa, l'attuale sindaco, ci ha bloccati per antipatia personale. Non ci ha più autorizzati per cui a intervenire. Tra l'altro, noi avevamo anche riproposto il protocollo, è stata la nostra prima proposta all'attuale nuova amministrazione di riattivarlo, perché ci rendiamo conto che non sono in grado di intervenire per un problema enorme che vedrebbe una nostra collaborazione come una enorme risorsa da poter utilizzare, ma in realtà preferiscono tenere le buche aperte. In realtà mi dicono che c'è un furgoncino bianco che gira alla meno peggio, senza segnaletica, senza nulla, scendono, buttano dei sacchi di bitume e vanno via. Cioè, questa è la modalità che a noi contestavano, che dicevano che noi operavamo così. Noi abbiamo spiegato che non era assolutamente vero, video alla mano. Tra l'altro ricordo un caso dove immortalai il precedente assessore, ricordate l'assessore famoso, quello del metteremo in sicurezza il 75% del, quanto era, 80-90% delle buche. Poi non solo sto tizio non si dimise, perché poi gli diedero un altro ruolo, ma non mise in sicurezza assolutamente nulla, tant'è che alle ultime elezioni già a primo turno prese un numero ridicolo di voti. Poi hanno anche l'ardore di ricandidarsi, pensate. Boh, comunque, vabbè. Stavo dicendo, potrebbero utilizzarci, ma preferiscono non farlo. Vabbè, un po' di pazienza, portate pazienza, faremo sicuramente di meglio noi alla prossima tornata. Nel frattempo le buche rimangono, però voglio raccontare una barzelletta. Abbiamo detto via Lazio, io non ho mai capito cosa è successo in via Lazio, perché voi dovete sapere che la precedente amministrazione stanziò una bacca di soldi per riasfaltare via Lazio, solo che riasfaltarono le vie, quelle adiacenti, sul lato, diciamo, nord, adiacenti le case popolari, bensì le case popolari adiacenti il lato sud vennero abbandonate a se stesse. Difatti, quando io all'epoca chiesi all'ingegnere capo, ecco, che cosa sta succedendo, non ho mai ricevuto una risposta. Probabilmente, da un punto di vista toponomastico, loro intendevano un'altra via Lazio, quella nord, mentre via Lazio sud l'hanno lasciata abbandonata a se stessa. Vabbè, purtroppo è così. Allora, oggi giornata internazionale o nazionale, adesso non ricordo, ho letto poco fa su Sole 24 Ore molto velocemente, del cane. Io sono un felice possessore di un amico a quattro zampe. Sono una persona che, quando dove abito, sono stato uno dei primi ad avere l'amico a quattro zampe, gironzolavo con i sacchetti per raccogliere le lezioni del mio amichetto, mi guardavano come un estraneo. Oggi fortunatamente devo dire che è totalmente cambiato il baricentro, moltissimi sono sacchetti e quant'altro, ma non basta, i nostri marciapiedi sono un porcile, molte delle azioni canine non vengono raccolte da sporcaccioni. Qualcuno inizialmente mi diceva che erano i cani randaggi, non è così, perché il randaggino non fa il proprio bisognino sui marciapiedi, assodato, lo fa solo esclusivamente nei terreni, perché si sente molto più a suo agio.
Quindi un fenomeno da contrastare. Avevamo anche proposto in campagna elettorale all'attuale vice sindaco, che era entusiasta, una nostra idea, un nostro progetto per abbattere totalmente il problema delle deiezioni canine e contrastarlo totalmente. Era entusiasta, adesso che fa parte dell'attuale amministrazione comunale, anche qui il nulla. Quindi anche questo signore qua scomparso, bandiera, ecco. Anche questo signore è scomparso, ma magari lo farà suo il progetto. Cos'era? Era molto semplice: in alcuni comuni in Europa e in Italia già abbiamo utilizzato la creazione di un database con le deiezioni canine, le analisi del DNA e l'addebito dei costi, compreso delle sanzioni previste dalle leggi, agli sporcaccioni che non raccolgono le deiezioni canine. Io l'ho fatta molto semplice. Se l'assessore a ramo, il sindaco e il vice sindaco volessero una consulenza, io sono disponibile gratuitamente ad aiutare la nostra città. Non lo faranno mai, lo faremo noi alla prossima tornata elettorale. Basta, io sono stanco della politica e delle chiacchiere. In campagna elettorale usavano tutti: io amo Siracusa, io amo, io amo, io amo. Basta, io sono stanco e mi rendo conto che la stragrande maggior parte delle persone la pensa come me. Avrete un'alternativa sicuramente da poter votare alle prossime elezioni amministrative, ma basta con le chiacchiere, perché davvero la gente poi si stufa. Va bene, parliamo di cose invece interessanti, no? Qua no, voglio parcheggiare un altro posto. Allora, domani, giornata molto importante, la telecamera nel frattempo qua la devo fissare un po' meglio. Domani, domenica 27, giornata molto importante, treno del Barocco, partenza alle 9 e qualche cosa da Siracusa. Avete già comprato i biglietti? Ottimo. Non avete comprato i biglietti? Potete andare sul sito della fondazione. Il biglietto costa 2 euro per gli adulti, 1 euro per i bambini. Partiamo tutti insieme con questo bellissimo treno chiamato, mi ricordo si chiama 100 porte, 30 porte, boh. Partiamo tutti insieme con questo bellissimo treno, facciamo tutta una serie di tappe. Oh, parcheggio davanti al negozio, quindi potrebbe cadere la linea, spero di no. Facciamo tutta una serie di tappe, io scendo a Ragusa a capolinea. Se qualcuno volesse scendere prima, può scendere prima. Ricordatevi che treno lo dovete prendere. Ah, bellissimi sensori. Il treno lo dovete prendere poi al ritorno previsto. Lo trovate gli orari sul blog della Fondazione Ferrovie dello Stato. Guardate tracce, mi raccomando, è importante. Per il rientro è caduta la linea, boh, chissà. Basta, facciamo questa bella esperienza. Si parte col treno e si torna col treno. È una giornata dedicata. Poi faremo ulteriori giornate dedicate anche a settembre, ottobre, novembre, dicembre. Domani, bah, io speravo sinceramente che questo fine settimana piovesse, magari oggi, però mi sa che non piove, così domani la giornata magari è un po' più fresca. Boh, facciamo questa esperienza, ci vediamo intorno alle 9. Quindi dicevo, se avete comprato i biglietti bene, se non li avete comprati benissimo, potete comprarli sul sito Trenitalia, Ferrovie dello Stato, Fondazione. Fino alle 13 io sono in negozio disponibile a potervi ad aiutarvi. Venite da me, ve li compro io con il nostro account aziendale. Va bene, codice stazione di oggi 0841. Si vince lunedì sera un integratore contro il colesterolo. Penso di non essermi dimenticato nulla. Ah, la persona che poco fa, mentre ero in diretta, mi scriveva: a Bosco Minniti, a Bosco Minniti ci sono i crateri, là sembra che la Russia abbia bombardato, l'Ucraina abbia bombardato. No, purtroppo faccio battutacce io, anche poco serie. No, è una città devastata, imbruttita. Qualcuno ieri, dicendo che la colpa non è del sindaco, che la città è sporca, ma è degli sporcaccioni. Un intervento strumentale, perché non è così assolutamente. La città è sporca a causa del wifi, dovrei essere ancora online. Allora, sì, bravo, sono con la connettività mobile. Dicevo, la città è sporca perché gli sporcaccioni la sporcano, ma perché il sindaco non fa nulla per
evitare che gli sporcaccioni sporcano. Quando qualcuno trova qualcosa di sporco è tentato a sporcare, quando qualcuno trova qualcosa di pulito è tentato di mantenere pulito. Fateci caso, se andate in una città del nord Italia, del nord Europa, trovate tutto bellissimo, non siete assolutamente tentati dallo sporcare, anche perché là vi sanzionano. Allora là non è, gli sindaci sono più interessanti. Il problema è che qua attualmente non fanno nulla, attualmente, negli ultimi anni non si è fatto nulla. Tanto il sindaco ha tenuto a sé la delega anche dell'igiene urbana, per cui è doppiamente responsabile di una città sporca, di una città zozza, di una città che poi ha l'espressione in colui che ha eletto, quindi gli sporcaccioni hanno eletto una persona che fa i loro interessi, io li tutela perché non fa nulla per evitare, per contrastare gli sporcaccioni. Bravo da lavorare, buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo, ci vediamo domani mattina intorno alle 9 alla stazione ferroviaria di Siracusa. Ciao!